mangiavo in fretta e poi correvo via. Quanta emozione, un calcio ad un pallone. Il calcio come metafora della vita, potremmo sintetizzarla così: una bella serata passata in un noto pub alle porte di Firenze, è qui che i due fuoriclasse del pallone, Francesco Flachi e Alberto Di Chiara, in occasione di una diretta TV, si sono approcciate ai giovani calciatori in erba. L'importante è che credano in quello che fanno e poi le qualità poi vengono fuori, però la possibilità grande Flachi ce l'hanno e quindi devono sfruttarla. C'è stata la partecipazione di tanti ragazzi, di tanti bambini, visto che mi accingo anch'io a inaugurare una scuola calcio, mi sono subito ambientato, perché questa è la cosa, il calcio forse più bello, più vero, più spensierato, il calcio dei ragazzi che devono essere, come abbiamo già detto prima con Francesco, questa è una scuola di vita, è una scuola, devono insegnare, lo sport deve insegnare a vivere quasi, no? Ma che maglietta hai filmato stasera? No, il problema è quando non le fermo più. Una vera full immersion tra centinaia di bambini e adolescenti delle scuole calcio di Campi Bisenzio, Borgo San Lorenzo, San Mauro Assigna e Sestese, insieme a genitori e istruttori. 3, 2, 1, San Mauro non lo batte più nessuno, e Sestese caricava bombe nell'aria. Sono tanti i giovani che si affacciano al mondo del calcio, talvolta spinti dalle eccessive aspettative dei genitori. Il ragazzo, mi sembra anche giusto, che sogni di diventare un giocatore, un personaggio. Il genitore forse dovrebbe pensare a qualcos'altro, secondo me. Dagli spalti poi si fanno prendere dall'entusiasmo, tanto da essere proprio loro i primi ad essere disciplinati. Esatto. E qui ce n'è uno che deve essere disciplinato. È vero, assolutamente, io sto sempre zitto, faccio parlare sempre lui. E poi le mamme siamo le peggiori, devo dire, quando ci sono le partite ci scateniamo parecchio, però siamo sportive, assolutamente. Un compito delicato, quello dell'istruzione giovanile, ma che l'innato amore e carisma di Alberto e Francesco, testimoniato dall'accoglienza ricevuta, sarà in grado di superare. Ti svegli con la voglia di ritornar bambino.